Luigi Di Flumeri nasce a Deliceto, in provincia di Foggia, il 4 gennaio 1930, da Giuseppe e Imperatrice Visconti. La vocazione arriva quando è ancora un bambino, in una famiglia molto religiosa, e anche grazie all'esempio di vita di un cappuccino del suo paese, Fra Crispino. A 11 anni Luigi entra in convento a Sant'Elia Pianisi. Il 15 settembre 1946 a Morcone veste l'abito cappuccino e prende il nome religioso di Gerardo. Nel 1947 si lega temporaneamente ai voti di povertà, castità e obbedienza, una scelta solennemente confermata per tutta la vita il 1 febbraio 1951. Ordinato sacerdote il 21 febbraio 1954 da Monsignor Alberto Carinci nella chiesa conventuale del Sacro Cuore di Campobasso, insieme ad altri 10 confratelli cappuccini, Fra Gerardo viene inviato a Roma dai superiori per conseguire la licenza in teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Sempre a Roma frequenta l'Istituto Biblicum fino al 1959. Verso la fine di quell'anno, a soli 29 anni, gli viene conferito l'incarico di lettore, cioè professore di teologia dogmatica e sacra scrittura presso il convento di Campobasso. Tutti i suoi discepoli ricordano il professore dalle spiccate doti comunicative, profondità di dottrina, chiarezza di parola nell'esposizione, capacità di sintesi, metodologia diligente e rigorosa, ne hanno fatto un professore e un formatore dalle non comuni doti umane, intellettuali e spirituali. Il suo rapporto intenso con Padre Pio da Pietrelcina inizia nel 1963, quando viene inviato a San Giovanni Rotondo come vice superiore ed economo. Un incarico che dura solo 12 mesi, infatti l'anno seguente è trasferito a Campobasso come superiore del convento Sacro Cuore. Un momento breve di permanenza nel convento di San Giovanni Rotondo, ma che gli permette di essere a fianco a Padre Pio, di guardare da vicino alle cose straordinarie che si dicevano di lui e di cogliere soprattutto un gesto umanissimo di Padre Pio che si rivelerà profetico e che lui stesso ricorderà in una testimonianza. 16 ottobre, giorno del suo onomastico, Fra Gerardo è in ufficio a lavorare. Non aveva visto Padre Pio ed aspettava impaziente le ore 11 per salutarlo. Quella mattina però non sente il suo passo cadenzato e strisciante, accompagnato da forti colpi di tosse nel corridoio. All'improvviso percepisce però che qualcuno si è fermato vicino alla porta della sua stanza, toccandola delicatamente. Insospettito, racconta in questa testimonianza Padre Gerardo, mi alzai ed aprii. Era lui, Padre Pio, sorridente e un po' imbarazzato, come un fanciullo sorpreso dalla mamma a fare qualche marachella. Auguri, Padre Gerardo, mi disse, e togliendolo dalla toppa dove l'aveva inserito, mi diede un fiorellino. Lo ringraziai commosso e gli baciai la mano. In questa testimonianza Padre Gerardo conclude: conservo quel fiorellino tra le mie cose più care. In quel piccolo fiore c'era tutto il frutto, quasi un pegno per il quale il futuro San Pio lo incarica di una missione e lo ringrazia già per come l'avrebbe svolta. Al di là di questo soggiorno, infatti, Fra Gerardo torna definitivamente a San Giovanni Rotondo nel settembre del 1970, 2 anni dopo la morte di Padre Pio, per dare inizio ad un'opera di cui oggi noi ammiriamo i frutti copiosi. Già nel febbraio del 1968 Fra Gerardo viene eletto secondo definitore provinciale e nel 1970, fondando la rivista Voce di Padre Pio, in qualità di archivista e delegato per la causa di beatificazione, comincia a costruire giorno dopo giorno tutto quell'apparato di documenti, testimonianze, analisi, richieste, bibliografia e tutto quanto potesse essere utile per dimostrare che la santità di Dio si era manifestata in modo straordinario nell'umile frate di Pietrelcina. Un lavoro che è nato dal nulla grazie alle sue doti spirituali e intellettive, al suo metodo diligente e rigoroso, alla sua tenacia e perseveranza, anche in mezzo alle tribolazioni, gli permette di giungere il 20 marzo 1983 ad aprire il processo cognizionale diocesano sulla vita e le virtù di Padre Pio da Pietrelcina. Un processo che segue un iter rigoroso e tutt'altro che semplice, ma quando oramai tutti gli ostacoli sono stati superati e la causa era prossima alla prima importante meta, il cuore di Padre Gerardo non regge.
A novembre del 1997 un infarto lo costringe ad un ricovero in ospedale e a ben 3 interventi chirurgici. Così il 18 dicembre, giorno in cui il Santo Padre proclama che Padre Pio ha vissuto eroicamente le virtù cristiane, il vice postulatore è costretto a restare a letto nell'infermeria provinciale dei frati minori cappuccini a San Giovanni Rotondo. Nei mesi successivi le precarie condizioni di salute concedono a Padre Gerardo una tregua. Può così prendere parte sia alle celebrazioni di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio, sia alle precedenti proclamazioni dei rispettivi miracoli. Numerosi anche i riconoscimenti a lui conferiti. Commendatore al merito della Repubblica Italiana, cavaliere e grandufficiale di grazia magistrale dell'Ordine Militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida di Svezia, cittadinanza onoraria del comune di San Giovanni Rotondo. Dopo il 16 giugno 2002, Padre Gerardo avverte che la sua missione, quella più importante, è compiuta. Il fisico, purtroppo, subisce un nuovo crollo. L'ormai ex vicepostulatore se ne accorge, chiede ai suoi superiori di lasciare l'incarico di direttore di voce di Padre Pio e ogni altro impegno per potersi ritirare in una stanza dell'infermeria provinciale. Qui vive gli ultimi anni della sua vita, con condizioni di salute instabili, che spesso lo costringono a brevi ricoveri in ospedale. La sua vita terrena si conclude l'8 maggio 2005, giorno dell'ascensione del Signore, a 75 anni. Con Padre Gerardo scompare un padre, un fratello, un testimone, una figura di primo piano della storia della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Nel 2020, nel 50° della fondazione di Voce di Padre Pio, i confratelli hanno voluto dire grazie a Padre Gerardo con l'opera Omnia di Padre Gerardo di Flumeri, curata da Antonio Villani. 3 volumi che rendono degnamente omaggio all'impegno, ai sacrifici, alla competenza e alla tenacia, grazie ai quali il 16 giugno 2002 la Chiesa ha riconosciuto la santità di Padre Pio da Pietrelcina.